Hai notato quante volte usiamo la parola tempo noi italiani in espressioni colloquiali? Adesso ne vediamo insieme qualcuna. Ma prima, non perdere tempo e iscriviti al nostro canale, così sarai aggiornato su tutti i nuovi video che mettiamo o di consigli per il mio cittadinanza. Mi accompagni a fare compere? No, scusa. Oggi non ho proprio tempo. Vuol dire sono di fretta. Oggi non sono disponibile. Oppure posso anche dire sì, oggi ho tempo. Meno male, sei arrivata in tempo. Lo spettacolo sta per cominciare. In questo caso vuol dire non sei arrivata in ritardo. Sei arrivata al momento giusto. Spero di fare in tempo. Il treno parte alle 10 e io non trovo il taxi. Fare in tempo lo usiamo quando ci sono dei limiti di tempo. Il treno parte proprio alle 10. Oggi ho 3.000 cose da fare. Non so come trovare il tempo di passare da mia madre. Trovare il tempo, avere o non avere la possibilità di fare qualche cosa quando siamo molto occupati. Arriva l'estate e non abbiamo ancora prenotato le vacanze. Il tempo stringe. Il tempo stringe vuol dire non abbiamo più tanto tempo per trovare alberghi, aerei o treni. Marco ha chiesto a Laura di sposarlo, ma ormai è fuori tempo massimo. Lei lo ha aspettato per anni. Basta, non lo vuole più. Fuori tempo massimo vuol dire che qualcosa è successo oltre il tempo limite. Basta, non vale più. Certo che quando parliamo di tempo siamo un po' stressati, vero? Nei nostri corsi invece vi aiutiamo a essere tranquilli per gli esami B1 cittadinanza italiana. E quindi scriveteci a corsi.colibri@gmail.com. Vi aspettiamo. Ciao!